bordo. Per tutta la durata della traversata resterete nella stiva. Sarà permessa l'uscita di un uomo solo alla volta, per un'ora al giorno. Le donne non escono. Ci sono tanti di quei satelliti lassù. Possono vedere pure quanti pidocchi abbiamo sulla testa. Chiaro? Bene, ora mi presento. Sono il capitano, mi chiamo Sinbad, marinaio da che mondo è mondo. E sono quello che vi farà sbarcare in bocca all'Occidente, alla civiltà. Ah, vedrete che civiltà e vedrete che accoglienza. Voi è lì che volete andare e io vi ci porto. Ma su questa barca le leggi le faccio io. E il primo che sgarra finisce buttato in acqua. Chiaro? Il mangiare passa una volta al giorno. Se c'è mare mosso non si mangia, così si evita di vomitare, di sprecare il cibo. Per lavarsi c'è l'acqua di mare a volontà. Lì c'è un secchio. Lo calate dal boccaporto, tirate su e vi lavate. Da bere un litro al giorno. Per ognuno, naturalmente. Non c'è il bagno. Buttate fuori quello che vi esce. Capitano, c'è una donna incinta, piena fino alle orecchie. Facile che sgrava a bordo. Non ho certa riempita io. Sgravasse pure, ma dalla stiva non esce. Chi è questa incinta, eh? Sei tu, signorina? Eh? O sei tu? Sono io. Fra, tu non esci. Tu non esci dalla stiva, chiaro? Siamo poveri e prigionieri, come il nostro paese. E abbiamo anche pagato per questo. Io ho pagato per libertà. Sì. Non importa come viaggio. Possono pure inflarmi anche a stare morto. Ma io devo sbarcare vivo. Se esiste libertà, io la trovo. Dovessi attraversare il rivo del mare. Bravo, bravo poeta, ma adesso stai seduto e non parlare. Abbiamo patito così tanto che qua dentro sembrerà una villeggiatura. Vi voglio sbarcare tutti quanti vivi sulla terraferma, sia chiaro. Ma non voglio storie a bordo, niente lì. Non vi voglio sentire, chiaro? Voi siete delle casse. Casse. Così c'è scritto sul registro di bordo. Casse! E non sarebbe la prima volta che butto a mare il carico per salvare la nave. Il primo che si fa trovare sul ponte senza il mio permesso finisce buttato in acqua. Chiaro? Capitano Sinbad! Che c'è? Dov'è Oriente? Chiuso qui dentro non so dove voltare la preghiera. La prua volta a Occidente, ragazzo. Oriente è a poppa. Dove senti il rumore delle eliche. Grazie, capitano. Oh, niente grazie. Aspettate a ringraziare. Molti di voi malediranno il momento in cui si sono imbarcati. Ringraziate il vostro Dio che vi ha convinti a mettervi in mezzo al mare, su questo buco. Quando saremo al largo e avremo soltanto acqua sotto i piedi, potrete ballare, cantare. Ma fino ad allora non vi voglio sentire. Solo al largo potrete raccontarvi le vostre storie. Gente di popoli nemici che a terra si è scannata e si scannerebbe ancora. Adesso dorme fianco a fianco e si aiuta pure. Com'è strana l'umanità. C'era nessuno all'imbarco? Nessuno. Qualcuno che ti ha seguito, che è venuto per salutare all'ultimo momento? No. Meglio così. Meglio così. Quando l'emigrazione era legale, scendevano a migliaia nella stiva di terza classe e risalivano all'aperto dall'altra parte dell'oceano. Allora il molo del porto di Napoli era nero di madri. Facevo il fuochista a bordo dei transatlantici. Gli emigranti viaggiavano meglio di me. Tenevano speranza. Io tenevo solamente la voglia di mangiarmi la paga con le puttane di New York.
certe femmine russe che mandavano in cielo gli uomini che salivano sopra di loro. Non me ne ricordo nemmeno una. Solo il naso ha conservato il loro odore di sapone di Marsiglia, mischiato il mio sudore nero di carbone. Di quegli anni degli inizi del 1900 venga solo a mente il molo Beverello di Napoli, fitto di gente che salutava vuoto, quelli che ormai erano stivati in terza classe sotto coperta. Quando la nave si staccava, trainata dai rimorchiatori, dal molo, poteva ancora sentire i bei nomi meridionali. Arrivati all'altezza del faro e non ancora in navigazione, sentì lo strillo. Era affacciato a poppa, di fronte alla bitta della fune d'ormeggio, a guardare la luce dei fanelli a gas. Era fatto silenzio, come una tenda calata. E all'improvviso uno strillo, una coltellata che straccia via un lenzuolo. Una donna che non potevo vedere dal molo, urlò il nome Salvatore. Morlò come una che fa uscire la voce dall'intestino e non dalla gola. Pronto. Urlò da madre, da sirena, da cagna. Un nome strappato via dal cuore e lanciato al largo, così, a sillabe disperate. Salvatore! Ho studiato musica da giovane, perciò lo so ripetere. Salvatore! Sa perché? Il dolore si fissa meglio in una cantilena, in un solfeggio. Mentre lo ripeto mi viene la pelle d'oca. Quella donna sconosciuta ha cucito nelle mie orecchie il nome di un estraneo. Ha lasciato una cicatrice musicale nella testa. Un nome solo e basta. Arrivato al timpano di un marinaio troppo indifferente, che non faceva il postino e non poteva portare l'ambasciata a quel Salvatore, per dirgli che sua madre lo chiamava con l'ultima sua voce buona per raggiungerlo, con l'ultima sua forza carnale. Tanti anni di navigazione, sai, Nostromo, il dolore brucia tale e quale e mi torna sempre a mente. Non si è smorzato di un decimo di grado di quella bruciatura. Allora le vite si spezzavano sopra un molo. Ci si scambiava addii veraci, sicuri di non rivedersi mai più. E lo potevi sentire il rumore degli addii. Un brusio di raccomandazione e una slogatura di ossa. Con l'emigrazione clandestina si salutano prima, vero capitano? Si imbarcano già salutati. Grazie, Nostromo. Tieni sempre la parola giusta per smorzare i soprassalti di sentimento. Capitano! Il vento rinforza, si avvicina una tempesta. Via ai passeggeri di rimanere sdraiati e fai legare i bagagli. Sdraiati, ma nessuno si muova. Thank you.
incassi di vita o di morte. Non si decide a maggioranza. Se solo uno di noi è contrario, il giovane deve restare nella stiva con noi. Sei contrario alle armi? Sei una colomba. Una volta ho conosciuto un venditore di colombe in una tempesta di moltissimi anni fa. Si era imbarcato a Giaffa, voleva andare a Occidente. Allora ero un giovane mozzo e quando ci colsero le armi mi misero sul ponte a buttare fuori bordo l'acqua. Entrava la nave. Restituivo mare al mare. Così pensavo ogni secchiata per darmi coraggio. Ecco, ripigliala, è tuo. Ero un esperto e davo il tuo al mondo, al cielo, al vento e al mare. Poi la tempesta si fece più dura. Mi tolsero via dal ponte per non farmi spazzare via da qualche ondata. Il capitano ordinò subito di buttare parte del carico a mare. Pietre squadrate di Gerusalemme per un mercante. Che si voleva fare un materiale, una casa col materiale della Terra Santa. Ma non era questo il torto che faceva infuriare il mare. Allora c'era una credenza. Che ogni tempesta ha un colpevole a bordo. Il capitano riunì l'equipaggio e pochi passeggeri. Il venditore di colombe dormiva così sodo da doverlo svegliare a calci. Si chiamava Yonah, che in lingua sua vuol dire colombe. Fu tirata la sorte, cadde su di lui. Il capitano li interrogò, lui disse che era ebreo e che scappava dal suo dio, Elohim, che gli aveva affidato una missione speciale, ma dalla parte opposta. Era un giovane impressionabile e all'orecchio mi è rimasta la sua bella voce di strillone al mercato. Buttatemi in mare e la tempesta si calmerà su di voi. Guai! Guai a noi, disse il capitano, non sia mai. E ordinò di tirar fuori i remi per cercare di acciuffare il sottovento di un'isola. Vedevo i marinai accanirsi nei colpi. Remavano con tanta forza da scavare il mare col piatto dei legni. Io ero così debole che non potevo reggere uno di quei remi lunghi. Zappavano schiuma nelle onde. Ma neanche quello serviva. Anzi, irritò ancora di più la tempesta e chi ce la mandava. Le ondate diventarono come una mare dentro lo schiuma. L'albero maestro scricchiolava sopra le loro teste. Era pericolo di morte per tutti. I marinai e il capitano ritirarono i remi. Uscirono in coperto e sollevando Yonah sopra le loro teste, gridarono al cielo. E questo quello che vuoi? E questo quello che vuoi? Venne un ringhio di vento e un'onda più alta. Strappò il venditore di colombe dalle loro braccia, portandoselo a mare. In quello stesso istante, la tempesta cessò. Tutta quanta. E subito. Ci trovammo nella più ferma bonaccia. Mentre intorno il cerchio allargava il suo vortice. E allontanava le onde. Passi altri mille anni. Non mi levo dagli occhi la paura e il terrore dei marinai. Da coraggiosi che erano fino a un minuto prima, diventarono pallidi e tremavano. Della bonaccia li agghiacciava la paura della loro onnipotenza, del fiato bollente di un dio che stava addosso a loro. C'era più violenza e terrore nella bonaccia di adesso che nella tempesta di prima. La salvezza a volte può essere spaventosa. Restammo così, nella calma più assoluta, meglio che ormeggiati nel porto, aspettando che il ciclone allargasse il suo anello fino a sfilarlo dal dito di Dio. Guardammo verso il mare. Ma di Yonah
il disertore di Elohim. Non c'era più nessuna traccia. L'acqua si era richiusa, tutta. Un marinaio disse di aver visto a poppa la coda a spicchio di una balena, ma era fantasia di terrore, perché si sa che le balene sfuggono alle tempeste. Recuperammo tutto il carico, che era chiuso in casse di legno. Quante volte te l'ho raccontata questa storia, Nostromo? 100 volte. La raccontate quando c'è tempesta, capitano. E fa bene ricordarsi di una tribolazione peggiore. Prova biancheggia! La tempesta si sta calmando! Il nostro Dio si è messo a scucire il sacco! È la colomba della pace! È la colomba della pace! Se quella è una colomba, questa è l'arca di Noè! Magari fosse! Così scenderemo alla riva di un mondo vuoto e comincerebbe da noi! Ma non è una colomba, è un gabbiano! Come bianco! Pare spinto dalla luce dell'alba! Muove appena le ali! Ho fame. Oggi con il mare calmo ci daranno da mangiare. Il mare ci ha salvato. Ci ha salvato dalla tempesta. E offre di tasca sua una mangiata di pesce per tutti quanti. Allora è il caso di festeggiare. Ringraziare e festeggiare. Forza, marinaio, musica! Trovo una gallina nel forno, il piatto che mi piace. È una strega. Da allora è il giorno del mio addio. Io non lo so e lei sì. Mi annusa da lontano. Voi pure tornate sempre, vero capitano? Perciò anche voi avete una donna in terraferma. L'ho avuta, Nostromo. L'ho avuta e l'ho perduta. Era la donna della giovinezza, quella destinata all'incontro, quella con cui stringere l'alleanza e diventare due. Dopo tanti anni insieme, non so più quali mosse e quali pensieri siano i miei e quali mi vengano dallo scambio con lei. Siamo stati uniti come due capi del nodo barcaiolo che, quando è stretto, vallo a slegare. Ma io l'ho perduto. E sai cosa mi piace fare pure quando scendo a terra? Prendere un treno, Nostromo, prendere un treno e starmene tutta la notte affacciato al finestrino. Il treno scivola leggero nella notte e ti dondola. Le sue braccia non ci sono e allora le mie se ne stanno incrociate. Meglio lasciare fare alle braccia del treno. Mi vengono pensieri strani quando guardo le altre donne e penso, è inutile. È inutile che fate finta di essere lei, non potete essere lei, non ci riuscirete mai. Tutte le donne e nessuno è lei. Ogni albero.
Ogni donna e tutte le donne. Ma l'uomo è solo un uomo. Capitano! Capitano, la donna ha partorito! Ha fatto male. Il bambino inizierà a piangere. E gli altri passeggeri lo abbandoneranno. Non piange. È morto. Mettetelo a mare. La donna vuole portarlo a terra! A terra è infanticidio, in mare è vita restituita. La donna chiede di metterlo lei a mare. Fatela salire, mettetele una giacca da un uomo addosso. Nasce tra i clandestini. Il suo primo grido è coperto dai motori. Gli staccano il cordone coi denti e lo affidano alle onde.
I marinai li chiamano Gesù. Questi cuccioli nati sotto Erode e Pilato messi insieme. Niente di questa vita una morte. Nessun martello da falegname batterà le ore dell'infanzia. Poi chiodi nella sabbia. Nasce tra i clandestini l'ultimo Gesù. Passa da un'acqua a un'altra, senza terra ferma, perché è già tutto vissuto. E dire. Non può togliere o mettere una spina di più ai rovi delle tempie. Sta con quelli che esistono il tempo di nascere. Va con quelli che durano un'ora. A 2 miglia dalla costa, tu e gli altri dell'equipaggio, con la scialuppa scendete. Io vi raggiungo dopo. Buona fortuna, capitano. Buona fortuna, mister. Capitano, abbiamo sentito coro e visto Ciurma lasciare nave. Credevamo essere soli, che tu ci avessi abbandonati. Uomini e donne, ascoltate. Tra poco il viaggio sarà finito. Sbarcheremo su una spiaggia. La nave si incaglierà e forse si aprirà come un guscio, ma non abbiate paura, il fondale sarà basso. Io vi dovrò lasciare allora, ma vi darò una carta geografica con il nome delle città e le strade segnate per raggiungerle. Troverete brava gente. Questione di fortuna, sapete? Se vostra madre vi ha dato un po' di buona sorte andrà bene, se no finirete rinchiusi. Ma sarà sempre meglio che stare a bordo di questo mondo, no? E potrete mangiare. Non vi posso dare un po'. Non ve lo posso dare, lo capite? Venite qui, state attorno a me, che vi racconto una storia. L'Europa! Venite qui! C'era una volta una ragazza di nome Scheherazade che viveva alla corte di un tiranno che aveva deciso di ammazzarla, e allora lei ogni notte gli raccontava un'avventura diversa nella speranza di rimediare la condanna a morte. Venite qui, non abbiate paura! È solo il loro modo di accoglierci!
mattina sulle rive antistanti quello che noi chiamiamo Piscione è sbarcato un altro barcone di migranti. Pare che nell'ultimo anno si stima che circa 30.000 migranti siano periti, deceduti, in ogni caso siano dispersi in questo mare nostro, nel Mediterraneo. Noi questa sera, in maniera del tutto autonoma, come dico io, autogestita e auto-organizzata, abbiamo voluto rendere omaggio a questi morti. Del nostro tempo, di questa calda estate, e attraverso le parole di questo testo di Henry De Luca, mettendo in scena questa tragedia a modo nostro, come sappiamo fare noi, con le parole, con i gesti, con il corpo, con il teatro. L'ho fatto con questi ragazzi, Giovanni Lamia, musicisti. Uno lo conoscete, è il maestro Giorgio, ma soprattutto con l'aiuto di questi tre ragazzi, sono tre ragazzi della comunità dove lavoro io, di Bacca, Fradei e Pei. Grandi attori, alla fine di una rappresentazione, se vi abbiamo divertito, se vi abbiamo intrattenuto, applauditeci, se vi abbiamo annoiato, perdonateci, ma in ogni caso accettate la nostra generosità. Grazie di cuore.